Ascoltiamo il presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola. Non avrei mai voluto vivere una giornata come questa. Mi era capitato un'altra volta di raggiungere il luogo di uno scempio e di vedere zainetti, libri, quaderni, le cose della vita scolastica. Era una strage di bimbi a San Giuliano di Puglia dopo il terremoto. Pensavo a ogni volta che ho accompagnato i miei nipotini a scuola, a come è una festa entrare dentro il luogo dell'educazione, e pensavo al fatto che le famiglie non parcheggiano i figli, ma affidano i figli alla scuola, pensano alla scuola come al luogo più sicuro, perché la socialità, la solidarietà e l'educazione sono i presidi della sicurezza. La sicurezza non è militarizzare un territorio, la sicurezza è sviluppare le relazioni tra le persone, sviluppare la cultura, sviluppare l'intelligenza. Quello che non avevano mai osato fare, l'hanno fatto. Immaginare una mattanza di adolescenti, una strage scolastica, colpire delle ragazzine, colpirle direttamente, le vittime, Melissa, le altre che combattono tra la vita e la morte, sono figlie nostre, con il corpo piagato, con ferite dell'anima che non si curano mai. E ha fatto bene il ministro Profumo, ministro della pubblica istruzione, a convocare tutti i dirigenti scolastici, ad ascoltare la loro voce, perché la prima risposta che bisogna dare a questo crimine orrendo, a questo crimine sacrilego, e dare più forza alla scuola, capire bene che la scuola è la principale trincea nella lotta per la legalità, nella lotta per l'affermazione dei valori della nostra Costituzione. Dare forza alla scuola. Dare forza ai ragazzi che chiedono di apprendere, di imparare, di diventare cittadini di questo paese, cittadini del mondo. E noi dobbiamo sapere che qui oggi Brindisi è diventata capitale del dolore e capitale anche della vergogna, perché si prova vergogna quando tra gli esseri umani c'è qualcuno che immagina di poter colpire i figli. Che vigliaccheria! Dobbiamo usare questo momento di dolore e di sgomento per chiedere a tutte le istituzioni e mass media, a tutta la società, alla politica, alla Chiesa, al sindacato, alla cultura, di accendere tanti riflettori sui nostri territori. Non è più consentita neanche la più piccola sottovalutazione di nessun fenomeno criminale. Non è consentito convivere. Se qualcuno finora pensava che i clan o che i violenti fossero un elemento di folklore, da oggi lo sanno. Non si può stare alla finestra, bisogna scegliere di stare con la vita contro la morte. Questa è la lezione di oggi. Oggi dobbiamo prendere un impegno, abbiamo il dovere insieme di asciugare le lacrime di quelle mamme e di quei papà
che non potranno mai finire di piangere, perché non c'è compensazione per un figlio morto. E il nostro dovere è di non dimenticare e di non abbandonare quelle famiglie, quei giovani e la nostra scuola. Grazie a Michi Vendola.